Ho trovato questo video con un titolo di quelli che attira per forza il peggior gioco Pokémon, che io probabilmente ho giocato perché i personaggi nella copertina di questo video io li ho già visti, li ricordo, quindi probabilmente io possiedo questo gioco e ho necessità di farmi aprire questa piccola finestrina dei ricordi e quindi mi metto seduto e aspetto perché ho veramente paura di dove possiamo andare a parare. Questo è Pokémon Plate, il più terrificante titolo Pokémon mai creato sulla faccia della Terra. Un gioco di cui ignoravo completamente l'esistenza finché non me lo sono Ecco. trovato davanti in un mercatino dell'usato. Ho giocato la maggior parte dei titoli principali dei mostri tascabili e credevo di conoscere tutti gli spin-off usciti dalla loro nascita fino ad oggi, ma non ho mai avuto l'onore di entrare in contatto con questo CD. Secondo me, questo CD te lo davano veramente appena uscito il gioco di carte per invogliarti a imparare a giocare. Ci sono tanti CD che ho a casa ancora dei miei genitori dentro a un cofanetto, c'è una raccolta di CD veramente folle dei più brutti giochi, tipo i Magicotti e i Tre Elementi e roba del genere, e ho veramente paura di aprire questo cassetto dei ricordi perché mi ricordo che era terrificante sto gioco. Spinto dalla curiosità di sapere cosa contenesse questa custodia ancora sigillata, ho fatto una veloce ricerca online e mi è bastata soltanto una piccola porzione del video introduttivo per capire cosa avessi tra le mani. Hey, my name is Julie. I'm a Pokemon trainer just like you. Dio mio! Mi ha sempre ricordato una ragazza che munge le mucche. Non so perché, non ne ho idea. Mi sembra veramente il tipico outfit da fattoria. Come diavolo si fa a creare un gioco con protagonisti degli abomini deformi? Ma per quegli anni lì questo era un grandissimo livello di grafica, Zuppati in galloni di scorie radioattive, Guarda lì. con una Che grafica allucinante. Madonna, mi viene da piangere. Mi viene da piangere, ve lo giuro. Voi non avete idea, forse se non siete stati, se non siete cresciuti in questi anni, non potete capire che quando hanno iniziato a girare i CD-ROM, i dischi proprio con questi menu terrificanti, erano l'ordine del giorno, c'erano di qualsiasi roba di Dragon Ball, di tutti i cartoni animati. Mio papà ce l'aveva anche di Magic Chandalar, ci giocava, mi faceva una paura da matti anche quello, c'erano dei rumori stranissimi, dei personaggi che parlavano tipo e ti inseguivano dappertutto, voglio giocarci. E vedere queste grafiche mi fa veramente tornare una nostalgia incredibile. Degli effetti visivi orrendi è un personaggio singolare che mette alla prova i nostri nervi. Ci ho giocato. Ma chi mai lo comprerebbe? Io, ovviamente. In duplice copia. Anche perché questa è Bravo. l'unica opera creata da una compagnia che è sparita misteriosamente nel nulla. O almeno così credevo. Ok. Certo che l'ho localizzato in italiano. Assolutamente sì. Ma ripeto, io l'ho giocato. Cioè, sono convintissimo di averlo giocato. Ormai sono anni che mi faccio sempre la stessa domanda. Al giorno d'oggi, in Italia, chi cavolo compra le carte Pokémon per giocarci? Non io, assolutamente non io. Però so che oggi il gioco di carte Pokémon è molto incentrato, diciamo così, sui bambini. I bambini giocano a Pokémon, i grandi le collezionano. Questa è un po' l'idea che ho io, anche confermata da persone che lavorano dentro dei negozi. Però sono curioso di vedere se c'è anche un altro spunto di riflessione. So bene che il TCG ha una sezione competitiva a livello mondiale, Anche se sta uscendo una nuova app proprio su Pokémon, quindi attenzione, sul trading che card quest'anno purtroppo non ha visto un vincitore italiano in nessuna categoria. A differenza del competitivo con i videogiochi, game. Noi dove siamo siamo riusciti a campioni. portarci a casa il primo posto nella categoria Masters contro i giapponesi. Ma la verità è che Mica roba da ridere, tra l'altro, eh? Italiano che batte i giapponesi a Pokémon ai mondiali, beh. nessuno vuole giocare con le carte. La gente le vuole solo mettere nell'album. E tra l'altro ho una voglia di iniziare una nuova collezione Pokémon sulle vending, che è una roba folle. Vabbè, questo ne parleremo magari E dopo. secondo dati non ufficiali, il 93% delle persone che acquistano i pacchetti di carte Pokémon sono soltanto collezionisti. E in realtà non faccio nemmeno fatica a Merda. crederci. Per quanto mi riguarda, anche da bambino le collezionavo e non ci giocavo mai. Io da bambino ci giocavo invece. E avevo anche il giochino proprio del Game Boy, del gioco di carte. Chissà, forse ce l'ho qua, eh? No, ce l'ho da qualche altra parte, ma ce l'ho sicuramente qui intorno, nascosto da qualche parte. E faccio la stessa cosa anche oggi. Ed è qui che entra in scena Pokémon Plate. Questo CD doveva insegnare ai giovincelli del 1999 come utilizzare nel modo corretto le carte Pokémon. Ma questo ragazzo quanti anni ha?
Perché mi viene a dire quindi che sia più giovane di me. Piuttosto che spigazzarle come ogni bambino iperattivo di 10 anni. La stessa idea che eccomi. Nintendo e Hudson Soft si erano posti un paio di anni proprio prima questo. Con Pokémon Trading Card Game. Ho questo gioco, infatti. Lo possiedo ancora oggi. La posizione ludica del gioco di carte su Game Boy Color, che tra l'altro ora potete recuperare tramite Nintendo Switch Online. Ma va! La differenza è che Pokémon Plate ha generato soltanto degli incubi terribili alla popolazione di videogiocatori. Ma no, guarda, ti dico no, non è così, perché era veramente una grafica incredibile per l'epoca questa. Ottima idea insegnare il gioco di carte traumatizzando i bambini. Per farvi capire, il filmato iniziale è diventato così virale negli Stati Uniti che un utente di Twitter ha ricreato uno stage di Super Smash Bros. Ultimate dedicato ai tre personaggi. Sul serio? Di Pokémon Plate. Anche se non mi stupisco più di tanto, visto di cosa sono capaci di creare i grandi Smash. No, pazzesco. La versione inglese di Pokémon Plate è uscita nel 1999 in Europa e nel 2000 in America, in contemporanea con il lancio del base... Della seconda, oddio... Mamma mia, io mi ricordo che queste bustine evitavo di comprarle come la peste. Proprio dicevo ai miei... Mio papà, che quando io ho iniziato ad appassionarmi a Pokémon, anche mio papà in realtà si era molto appassionato a Pokémon, non al punto da giocare o collezionare carte, no, non gli interessava. Però lui giocava Magic all'epoca e era felice del fatto che io potessi appassionarmi a un trading card game. Quindi mio papà mi comprava sempre tantissime buste da sbustare i Pokémon, tra Gym Leader, Jungle, Fossil, Set Base. Aveva un amico che andava a lavorare in Francia e ogni tanto mi portava a casa dei mazzi o delle buste della prima edizione in francese, che oggi veramente alle carte francesi io darei fuoco, perché proprio le detesto, sono qualcosa di bruttissimo, però quanta roba ho aperta. E quando è uscita questa nuova edizione io dicevo a mio papà non prendermela, perché le brillanti dentro non mi piacciono, sembrano finte. Ecco, oggi avere delle carte di questo tipo sarebbe tanta roba. Set 2. Per chi non conoscesse questa edizione, si tratta di una ristampa del primo set base unita alla seconda espansione Jungle. Ah no, scusa, ma questa era... No, che cazzo sto dicendo? Quella era la Legendary Collection. No, il 2 no, il 2 non l'ho proprio mai preso. No, stavo parlando della Legendary Collection. Con qualche modifica. Wizards of the Coast, la casa editrice di Magic, che al tempo aveva il controllo sulla produzione certo. di carte Pokémon, era solita ristampare i suoi set. Una scelta che non è stata accolta molto bene dai fan. Una sorta di Unlimited, se vogliamo, di Magic, ma nemmeno, perché comunque l'Unlimited era già la prima serie... non prima edizione. Nonché uno dei motivi per cui molti italiani si trovano in casa delle carte in inglese, visto che questa espansione... Più la Revised, ecco. ...non è mai stata tradotta nella nostra lingua e in giapponese. Il CD di Pokémon Plate veniva regalato con un particolare bundle tematico chiamato Two Player CD-ROM Starter... No, pazzesco, quindi io avevo sta roba qua. No, però era localizzato in italiano, quindi no. Set. Un nome... abbastanza esplicito. Al suo interno si trovavano due deck da 30 carte ciascuno, uno acqua e uno combattimento, il regolamento del gioco, i segnalini danno, una moneta e il mitico Machamp Cosmo Holo di prima edizione. Come il famoso mazzo introduttivo. Che da noi arrivava identico in un altro mazzo. L'idea di portare il gioco di carte su PC era una scelta vincente a livello statistico. Del resto, il numero di famiglie degli Stati Uniti con almeno un computer in casa era salito dal 22,9% del 1993 fino al 51%. Cavolo, uno ogni due nel 2000. Nel 2000, rendendo Pokémon Plate un regalo perfetto per tutti quelli che hanno conosciuto il mondo di Pokémon, ma che non avevano mai approcciato il gioco di carte. Oh, grazie! Grande Poldo, cosa ci fa qua? Tra l'altro, il mio dinosauro... Ma quello è Ash che spara, quello è... No, Ash Battle Caterpie. Che cacchio, sembra che stia sparando Ash. Mai approcciato il gioco di carte. Ma sta sparando, ma grazie. Cos'è? Grazie, tra l'altro, il mio dinosauro preferito è l'Albertosaurus. Prima vi ho detto che questo CD di Pokémon Plate era contenuto nel box introduttivo assieme alle carte, ma in realtà non è esattamente così. Il disco al suo interno non è lo stesso che ho trovato al mercatino dell'usato. Oddio, sì, ce l'ho, io ce l'ho ancora così. Sta roba. Il disco roba. Al suo interno non è lo stesso che ho trovato al mercatino. Io lo possiedo ed era anche targato Wizard. Dio, adesso mi si stanno un pochettino allineando i pianeti in testa, perché c'è un Pikachu che è marcato Wizard, con proprio la stellina della Wizard, che avevo trovato su Topolino all'epoca. Non stiamo parlando di un CD che veniva dato insieme a Topolino? Può essere? O me lo sto inventando perché mi ricordo che il Pikachu veniva dentro da lì con la stella Wizard?
dell'usato. In CD originale ha tutto un altro aspetto, che non ho anche infatti, la grafica della custodia. Mai visto. Questo perché lo stesso mese di rilascio di Pokémon Plate in America, la software house Fluid Entertainment ha sviluppato e pubblicato una versione 2 del titolo, cambiando anche il design del box e rendendolo più simile al retro delle carte collezionabili. Sì. Quale sia il vero motivo di questa variante aggiornata, non ci è dato saperlo. Forse è stata rilasciata per correggere dei bug critici. Beh, impossibile, mi sembrava davvero programmato in maniera eccelsa, quindi bug non dovevano essercene. Per aggiungere delle carte in più, oppure per toglierci dalle retine per sempre il modello 3D della protagonista. Vorrei che fosse così, ma non è questo il caso. La versione nostrana del titolo non ha da nessuna parte indicata la di... Sì. Sì. Io ce l'avevo. Però più ci penso e più non riesco a capire dove veniva fuori sto coso. Dicitura versione 2, anche se il gioco è effettivamente lo stesso della controparte americana, fatta eccezione per alcune espansioni mancanti. Difatti all'interno non troviamo il set Team Rocket e le carte promo Wizards. A meno che non venisse addirittura dal gioco per Game Boy? Quindi è come se prego fosse dimmelo, una sto male. Versione 1.9. Tra l'altro ho avuto qualche difficoltà a trovare informazioni online sul metodo con cui un comune mortale poteva recuperare questo CD ancora sigillato. A un primo sguardo il gioco sembrava essere contenuto nella confezione regalo. Porca vacca! Che bello! Io mi ricordo, oddio che bello. Mi si è proprio... Allora... Ipercop. Ero in un ipercop con mia madre. E adesso provo ad andare ancora più nel dettaglio. Fu un regalo che mi fecero i miei per la Befana. Può essere che... Dio santo, io... Però io non mi ricordo se questo mi è mai stato regalato oppure no. Perché sono passati tanti anni. Io mi ricordo di essere dentro quel centro commerciale, dentro quell'ipercop e... Sì, probabilmente ce l'avevo. Probabilmente mi è stato regalato. E io continuavo a indicare, mi hanno detto no, no, assolutamente no. E secondo me l'ha regalato per una Befana. Perché volevo Zapdos, perché mi è sempre piaciuto tantissimo. Sai che quello lì l'avevo anch'io, quel gioco Pokémon per PlayStation. Arrivo a casa e non c'è assolutamente Pokémon. Che mio papà aveva la PlayStation con la modifica. Pensa da mio padre, che se gli chiede di accendere un computer oggi non sa fare. Tempesta, un gift box di Pokémon marchiato con Zapdos, con all'interno tutto l'occorrente per iniziare l'avventura nel gioco di carte collezionabili. Ma la custodia del gioco non aveva la dicitura prodotto promozionale, come quest'altra copia che ho recuperato in un secondo... Ecco, questo non lo sapevo. ...un momento. Soprattutto il bollino della SIAE era nella scatola esterna e non sul gioco. Quindi ho ipotizzato che questo articolo sia stato distribuito in omaggio ad alcuni eventi specifici Wizards, oppure in allegato con Topolino. Come era già successo in... Questo può essere. Oh. Madonna, ho dovuto aprire delle porticine dentro la mia testa che erano chiuse da quasi 20 anni. Di più, 22, 23 anni forse che non aprivo queste porticine. E mi è venuto infatti da pensare a Topolino, non mi è venuto da pensare alla scatola di Zapdos, però ora sono sempre più convinto che fosse lì dentro e non dentro Topolino. Però vediamo in passato con questa promo di Pikachu, anche perché le due versioni sono identiche se non fosse per quella dicitura sul fronte. Purtroppo su internet non ho trovato nulla in merito. No, pazzesco. Se avete qualche informazione in più, vi fatemelo prego sapere nei commenti. No, devo leggere mentre i commenti. Mi rigiravo la custodia del disco tra le mani, avevo mille domande che mi frullavano in testa. Come sarà il gameplay di Pokémon Plate? Perché la community lo ritiene un gioco da dimenticare? E come mai non ho mai sentito parlare di Fluid Entertainment? In realtà mi dice qualcosa questa... questo logo, eh? Non ci resta che inserire il CD e scoprirlo. Se solo avessi un lettore CD. Sì, e poi non so, forse dovresti anche avere una virtual machine con Windows 98. Per mia fortuna, su Internet Archive esiste il file ISO in italiano del gioco. Molto più facile. In descrizione nel caso vogliate farvi del male. Porca vacca, no. Windows 98. In attuazione ho ricreato Windows 98 su misura. Windows 98. Il nostro disco virtuale, che per di più ho scoperto chiamarsi Gioca a Poké.
gioca a Pokémon. Tra l'altro, notare bravi, perché la E accentata è accentata nel modo giusto. Bravi. Pokémon. Ed eccoci qua a gustarci la stessa intro per l'ennesima volta, a questo giro doppiata in italiano. Hey, mi chiamo Julie, sono un allenatore di Pokémon proprio come te. Stai al mio fianco, che insieme diventeremo i più abili giocatori di Pokémon di tutti i tempi. Impareremo a conoscere il mondo di Pokémon, il gioco di carte collezionabili. Ma puoi fare molto più che se ci ho giocato. Scambiare queste carte. Sono un gioco completo. Con le carte puoi combattere contro i tuoi amici e diventare il migliore che sia mai esistito. Pazzesco. È così divertente. Allora, hai la stoffa giusta? Cominciamo! Non mi stancherò mai di vedere tipo gioca con me. Copia di Ash che alza le mani al cielo come se fosse in botta d'acidi. Era, sembra un po'. E dopo aver inserito il nostro nome in Comic Sans, siamo pronti per imparare il gioco di carte Pokémon. C'era il gioco di Magic che diceva tipo... Porca vacca, non mi ricordo come diceva. Ora puoi fare un Mulligan. Ma cosa ci fai qua, Marco? Sconfiggi il mago avversario. Esatto, era esattamente così, precisamente così. Guardate come è stato costruito bene lo sfondo di questo programma. Cioè, guardate che meraviglia, proprio presi i PNG, buttati veramente alla cazzo di cane in mezzo a... Non lo so che cos'è quello sfondo, probabilmente uno di quei wallpaper che c'erano in Windows 95, e poi basta. Senza tridimensionalità né niente. Kangaskhan c'è solo proprio un piccolissimo occhio. Farfetch c'ha solo il porro in mano. Zubat non si sa perché è appeso. Ho mai visto quel PNG di Zubat. Meraviglioso, perfetto. Iniziando con un bel menu in pieno stile anni 2000. Se avevate qualche dubbio che questo non... Iniziando con un bel menu in... Ah, è Parasect, dicevo. Ma c'è Corphish, com'è possibile? No, è Parasect. Anche qua, grandissima scelta veramente dei PNG. Cioè, guardate tipo Gengar che ha un'ombra davanti a Poliwhirl che sembra lontanissimo. Nidoqueen addirittura è quello delle carte, è pure illuminato. Cioè, sono fatti tutti malissimo. Cioè, gli occhi di Tangela lì sotto. C'è qualcosa di folle, veramente folle. In pieno stile anni 2000. Io ce l'ho il CD. Non c'è dubbio che questo non fosse un gioco Pokémon. Io ce l'ho. Questa schermata dovrebbe avervi spazzato via ogni sospetto. E anche gli occhi. Una volta entrati nel sottomenu gioca, veniamo a conoscenza della feature principale del titolo. Julie, la nostra splendida insegnante. Sì, che poi ti dava tipo due mazzi precostruiti, non mi sembrava potesse... No, ma figurati, no, erano due mazzi precostruiti. Apparirà in un angolo dell'interfaccia Sì, avevi i livelli. Su un monitor per spiegarci come interagire con il programma. E questo cavolo di schermo sarà presente in ogni fottuta sezione. Bene, e cambiavano però, meraviglioso. Ci bastava vederla nei primi 30 secondi di gioco. Dobbiamo sorbircela per tutto il tempo, anche nel campo di battaglia. E porca miseria, che campo di battaglia incredibile. Bellissimo. Con queste animazioni sgargianti, questi font meravigliosi. E uno Pazzesco. Sfondo in puro stile Pokémon. Io sono un po' triste che poi nel frattempo la grafica si sia evoluta. Io avrei voluto vivere per sempre con questo. Quel Gengar, tra l'altro, nemmeno è l'immagine ufficiale di Pokémon. Cos'è quella roba lì? Chi è? Chi l'ha disegnato? Con questo collage di illustrazioni raccapriccianti, guarda, di spessori sbagliati. Ma chi è quel poi Gengar? Qualcuno mi farà il piacere di spiegarmi, perché sono tutti artwork ufficiali in 2D, tranne il povero Gengar. Esatto, cioè da dove viene fuori sto Gengar? Che sembra un modello estrapolato da una copia sottobanco di Pokémon. Esatto. Ricordo che questo gioco ha la licenza Nintendo. Pazzesco, cioè veramente, licenza Nintendo, al nome Pokémon e poi Gengar è disegnato da un bambino e utilizzato quello, perfetto. Tra l'altro questo a me è anche una carta promo. Ed era dentro il gioco di carte del Game Boy, se non erro. I vari livelli di questa sezione non sono altro che dei mini tutorial preimpostati per farci spiegare da Julie le regole principali del gioco di carte collezionabili, la quale non perderà mai un attimo per commentare in modo inappropriato ogni mossa che faremo. Merda, la telecronaca. Hai fatto male per niente! Per fortuna, una delle gradite aggiunte di questa versione 2 sono i pulsanti laterali che potete vedere a sinistra del campo di gioco. Quello rosso spegne direttamente il televisore. No! Tanto mi stavo stancando di stare sullo schermo. Ciao ciao. Però questa partita la vinco lo stesso. Mentre quello già... No, neanche, non saluta neanche, proprio stronzo. Lo disattiva i commenti inopportuni di Julie, lasciandola ferma a fissarci. Beh, poco inquietante, complimenti ai programmatori. Per sempre.
Come se non bastasse, in alcuni match lo schermo rimane inspiegabilmente acceso e la signorina continuerà a scrutarci con il suo sguardo perso nell'oblio nel tentativo di rubarci l'anima durante un nostro momento di distrazione, per poi tornare a muoversi soltanto alla fine di ogni video. Io lei, il resto Moses. Del tempo rimane pietrificata. L'altra Pazzesco. Cosa assurda di questa serie... Ma perché programmare una roba del genere? Però vabbè. ...è che la doppiatrice legge i nomi dei Pokémon con una pronuncia molto fedele alla lingua inglese, che il più delle volte cozza con il modo in cui siamo abituati a chiamare le varie creature tascabili. Beh, un po' come in Pokémon Stadium, che diceva... Ecco voi... Lickitung! Ecco voi Charmeleon! Ecco a voi Gyarados, pronuncia che abbiamo ereditato al 90% dal cartone animato con certo. protagonista Ash Ketchum, andato in onda per la prima volta in Italia in quello stesso periodo. Ecco a voi Charizard. Ed è così che Rattata diventa Rattata, Voltorb Rattata. Diventa Voltorb, Growlithe diventa Growlithe e Weedle. Beh, comunque pronuncia eccellente. Sembra Guido. Guido! Grande Guido, mio padre, guardalo lì. Ehi, non siamo ai livelli del commentatore di Pokémon Stadium, ma... Ecco, esatto. Forse è meglio così. Ecco a voi, Charmeleon! Charmeleon! Perlomeno lui non utilizzava commenti passivo-aggressivi o strafottenti per darci consigli. Fai come vuoi, la partita è tua, amica mia! E non pronunciava... Madonna, la odio! ...esclamazioni desuete. Accidempoli! Incredibile! No, accidempoli no, ti prego, ti scongiuro. Cioè, accidempoli... Cioè... Sembra Pippa Peppa Pig. E come giù li passi da alcune linee di dialogo naturali, come se fosse proprio lì davanti a noi a giocare. Vediamo. Pesco una carta. Fino a momenti in cui sembrerà sotto effetto di sostanze psicotrope. Adesso pesco 7 carte anch'io. E ci credo, con quella faccia che sa che pene dell'inferno dovrà sopportare ogni giorno. Può essere che sia gli stessi artisti. Nella versione originale del gioco, Giuri non ha tutta questa enfasi nel parlare. Da dove... abbiamo deciso proprio di doppiarla noi come una pasta, va bene. Poi l'abbiamo tirata fuori, non ne ho idea. Amo sempre più l'Italia. I'm ready for you. Let's battle. Per tutti i match dovremo sorbirci le sue spiegazioni minuziose e le sue frecciatine inutili. Oh, deve fare male. E se dopo... Mamma mia, da coltellare proprio. 10 secondi non facciamo l'azione giusta, ci riprenderà. Uè, svegliati. Giulia, adesso ti appoggio le palle sul campo di battaglia. Non metterle sul tavolo, sciocchino! Una volta superati tutti e 14 gli scenari proposti, otteniamo come ricompensa il nulla. O meglio... Cioè, almeno in Magic Chandalar, quando tipo sconfiggevi tutti, raccoglievi le carte, tipo alla fine dovevi giocare contro un mago che partiva da 100 punti vita, una roba del genere, tu da 6. Quasi nulla. Ora possiamo sfidare la... capo palestra Giulie. In una normale partita di carte Pokémon utilizzando uno dei 7 mazzi disponibili. Ma c'era Dark Charizard. Ma scusami un attimo, ma prima ha detto che non c'erano le carte Team Rocket. E come fa a esserci Dark Charizard? Scusami. Disponibili con nomi che potrebbero confondersi tranquillamente con una lista di film a luci rosse. Abbiamo Colpiscili forte, Fiamma accesa e Bagnato e selvaggio. Ottimo lavoro di traslitterazione dei nomi dei mazzi. In questo match non possiamo scegliere il mazzo che userà Julie, quindi ci toccherà seguire il flusso degli eventi e devastare quella... Sì, ma poi se scegliamo Dark Charizard è una pessima scelta strategica dal punto di vista in realtà del gameplay. Perché sarà, sì, probabilmente il più figo che c'è da scegliere. C'è solo un piccolo problema. Le carte Team Rocket avevano molti meno punti vita rispetto alle carte normali. Perché? Perché nella storia Team Rocket costringeva i Pokémon ad evolversi e quindi, non avendo completato l'allenamento, erano veramente molto più deboli del normale, quindi con soltanto 80 punti vita Charizard. Quindi dal punto di vista della scelta proprio del strategica non è il massimo, anche se qua Dark Charizard è comunque livello 38, quindi in teoria è legale, dato che Charmeleon si evolve a livello 36, però questo è tutta un'altra storia.
sciocchina. Con qualsiasi mazzo ci capiti a tiro. La partita è tosta fin dall'inizio, ma una volta capito il meccanismo, la ragazza non può nulla contro di noi. E lo scontro finisce con la nostra vittoria. Nonostante la splendida grafica mi induca a giocare nuovamente, scelgo di non continuare. Chissà anche perché ci sono altre sezioni di cui ancora non vi ho parlato. Beh, questo sarà tipo un Pokédex delle tue carte nel mondo vero, no? Una sorta di file Excel in cui vai a selezionare sì, ce l'ho, no, non ce con l'ho. Con delle sorprese ce lo manca. Inaspettate. Nel caso vogliate imparare le basi del gioco di carte come si deve, la voce guida fa il caso nostro. Una serie di slide. No, Guido, che è Guidol. In stile PowerPoint, con Julie che ci spiegherà tutto quello che serve. Non ce la come posso se fossimo fare. Un bambino di 6 anni. Non ce la posso fare. Ha abbastanza senso in realtà. Sì. Nonostante io sappia già giocare al TCG, mi sono comunque guardato tutte le lezioni. Tutte. Forse non dovevo farlo. Ma almeno ho scoperto che Julie stava giocando a carte con il professor Oak. Di conseguenza, non solo Julie. Cosa? In che senso? Quando è successa sta cosa? Lui è un personaggio canonico della lore, ma questa cosa ha reso ufficiale l'esistenza del gioco di carte nel mondo di Pokémon, che sarà tipo briscola per loro. Sì, dipende, cioè, ormai ci sono talmente tante timeline in Pokémon che vale tutto. E a proposito di carte, perché non diamo anche un'occhiata al costruttore di mazzi? Una sezione del gioco in cui abbiamo la possibilità Bello. Di comporre il nostro deck dei desideri. Bellissimo. Per poi stampare la lista su un foglio. Non credo che, vabbè. Incredibile! E come non dimenticare la sezione extra, in cui possiamo trovare... Oddio, ma non c'erano anche delle clip, tipo, del cartone? Lega GCC, tornei, eventi speciali, concorsi e roba fantastica! Cosa cazzo è roba fantastica? Ah, peccato che nessuna di queste voci sia cliccabile. Troviamo solo un indirizzo internet che dobbiamo digitare a mano nella barra di ricerca. Che ovviamente porta al sito di Wizards of the Coast. Perfetto. Che non è più quello del 1999. Non c'è neanche più poco. Grande delusione da parte della versione italiana del gioco. Almeno nella versione inglese ci sono suggerimenti per migliorare il nostro... Merda, ma io mi ricordo anche sta roba. Anche se ovviamente non l'ho mai fatto dentro al CD. Oddio, forse all'epoca funzionava però. Però mi sembrava, no, sai cosa? Mi sembrava più tipo Pokémon Planet, Pokémon Mania, che c'erano quelle riviste che uscivano dei mensili in cui c'era sta roba qua. La gente in cui ti diceva, monta il mazzo in questo modo. Il nostro stile di gioco. Sì, 4 Bill, figa. Non so, Bill è bannato, non so, non ho idea della banlist del gioco di carte di Pokémon, però Bill è pesca 2, insomma, mi sembra forte. Poco. Un playmat da stampare su 12 fogli A4. Uniti con lo scotch, il terrore di ogni genitore. Ciao. E infine un test da 10 domande per diventare un vero professionista di carte. Bello! E sapete cosa vi beccate se rispondete? Beh, c'era gli artwork. Per diventare un vero professionista. C'era gli artwork Team Rocket. O Gym Leader, bello. Professionista di carte Pokémon. E sapete cosa vi beccate se rispondete correttamente a tutte le domande? Niente. Un bel certificato. Ma no, ma lo voglio. Siamo pazzi, ma lo voglio. Io ho completato il Pokédex su Pokémon Rosso. Figa, se lo voglio. Figa, questo se me lo danno lo appendo di fianco alla laurea. Cioè, anzi, tolgo la laurea e metto questo. Ma stiamo scherzando? Questo lo voglio, certo. Adesso scarico subito l'ISO e devo completare questa cosa qui. Ma io voglio l'attestato firmato dal professor Oak, certo. Certificato con il posto nome contanto di firma del professor Oak. Ma mamma mia. E lo spazio per un timbro. Che non potevo stampare. No! Ma ancora una volta i mezzi professionali mi hanno dato una mano. Ed eccoci qua. Ah! Tolgo la maglia di Del Piero e ci metto questo. Non lo voglio, aiutatemi. Fatemelo avere, vi prego. Il timbro l'ho fatto io, non c'era. Oltre a scaricare lo sfondo guarda. Per il PC a tema, possiamo dimostrare le nostre skills nel mondo Pokémon con un altro questionario ancora. No, vabbè, quello lì era il diploma, adesso c'è la laurea, rega. Ho paurissima. Cosa ti danno qua? Più avanzato. E se il primo test era una cosuccia da principianti, okay. Merda se questo era difficile. Non sono mai sentito così sotto pressione dai tempi dell'università. Un solo errore, dovevo ricominciare tutto da zero. No, vabbè, ma che cazzo è difficilissimo. Volevo la super ricompensa. E dopo vari tentativi e qualche bigliettino strategico, sono riuscito a completare anche l'esame finale da Pokémon Master. E cosa ti dà? E sapete cosa c'è di meglio di un attestato con il nostro nome e un timbro sopra? Un attestato con il nostro nome e due timbri sopra.
è lo stesso identico certificato? Cioè non cambia niente? Complimenti, davvero. Complimenti. Bravi. Culo la laurea, ora sono un allenatore di Pokémon. E se non fosse abbastanza, possiamo anche scaricare un artwork segreto che ho subito messo come sfondo. Wow, ma è bellissimo. Esatto, questo è bellissimo. Che meraviglia. Ma arriviamo alla mia sezione preferita, la voce colleziona. In questa modalità possiamo vedere, filtrare e segnare tutte le carte. È vero che erano brillanti così, ma io me la ricordo sta cosa, che erano brillanti così per farti vedere le olografiche. Ma perché è così bella la nostalgia, merda? Che possediamo finalmente nel mondo reale, con la possibilità di stampare altri fogli con la nostra bancolista personale nella speranza che si... Mi iscrivo. Veramente corta, così da non consumare il chiostro. O i nostri genitori avrebbero consumato i nostri Q. Ma non è questa la parte interessante. Ogni carta Pokémon in questo gioco ha un suo verso personalizzato. Se avete mai giocato un titolo di Game Freak, guardato un episodio della serie animata, non me lo ricordavo, visto uno dei vari film del franchise, che conoscerete bene o male i suoni dei vari mostriciattoli. Per lo... Ma qua non sono assolutamente quelli, ok. Meno dei primi 151. Perfetto, qua è andato tutto. Beh, Dio, già che nei giochi alcuni versi erano riciclati, c'erano dei Pokémon che avevano lo stesso verso, quindi insomma. Ok, ci sono delle eccezioni tipo il verso di Pikachu, che lo conosce qualsiasi essere umano dotato di materia grigia. Beh, cazzo, ma è anche un verso... Ah beh, giustamente non dovevamo inserirlo all'interno di una cartuccia di Game Boy qui, di memoria. Cioè. Ma il resto sono tutti suoni campionati a caso o presi da chissà quale libreria musicale. Vi faccio un paio di esempi. Il verso di Charizard è... Il ruggito di un leone. Come anche quello di Machamp. Dewgong sembra Pippo. In effetti ci assomiglia anche. Probabilmente quello di Pippo. Con la rabbia. Hitmonlee è una copia di Speedy Gonzales. Il verso di Zapdos è palesemente un'aquila con dei suoni di un fulmine in sottofondo. E Slowbro... Slowbro... Non so nemmeno cosa sia questa cosa. È perfetto però... No, figa, questo è perfetto. Slowbro... Non so nemmeno cosa sia questa cosa. Va bene, non conoscere... i versi dei Pokémon meno famosi, ma cazzo, Squirtle, lo conosciamo tutti quasi quanto Pikachu. Squirtle. Non puoi mettermi un tizio che fa i gargarismi col colluttorio. E niente, questa era la sezione colleziona. E quando pensavo di aver visto tutto di questo gioco maledetto, noto un ultimo pulsante, i titoli di coda. E io non pensavo che un... Forse qua c'erano tipo dei pezzi del cartone. Un dettaglio così innocuo potesse scaturire una serie di ricerche fuori di testa. No, dai, cosa succede? Sbirciando tra i riconoscimenti del gioco alla ricerca dei doppiatori italiani, ho trovato la persona che ha creato il design di Julie, Scott Rodenizer. Uccidetelo. Mi fa molto ridere che abbiano messo una voce dedicata soltanto per lui, come per dire, è lui il bastardo che ha creato quell'abominio informe con le sopracciglia verticali. Cercando online il suo nome, ho scoperto che Scott ha lavorato come artista ai primi due Fallout, e spulciando nel suo portfolio, devo dire che si la cavava anche abbastanza bene con lo scambio. Sì, ha sempre avuto la passione per le cose brutte. Scouting e i modelli dei volti. Com'è possibile che siano usciti questi strani esseri? Probabilmente Fluid Entertainment, la compagnia che ha sviluppato le due versioni di Pokémon Plate, ha ingaggiato Scott forzandolo a creare dei personaggi in stile anime giapponese, però in 3D, perché in quegli anni andava di moda e soprattutto costava meno. E a quanto pare non gli è andata molto bene. Anzi, il nostro amico è sparito dai radar del mondo videoludico per una ventina di anni, per poi riapparire come falegname in un... What? Negozio a Rhode Island. E quindi mi sono chiesto, ok Scott, ma Fluid Entertainment che fine ha fatto? A quanto pare... Ho già visto quel logo. E la compagnia statunitense, dopo aver creato questo gioco Pokémon, non ha prodotto nient'altro. Allora me lo ricordo solo per quello, follia, pazzesco. Ci hanno aperto per fare questo. Sparita nel nulla, non c'è nemmeno una pagina Wikipedia. Addirittura il dominio del loro sito internet è in vendita. Lo compro. Ma cercando ancora più a fondo sono arrivato alla pagina del profilo LinkedIn del producer e designer Scott Matthews, che non solo appariva nei titoli di coda del gioco, ma è anche il founder della compagnia. E scavando tra le sue esperienze lavorative pregresse, ho scoperto che Fluid Entertainment è rimasta attiva dal 1998 fino al 2000. 12 anni, due titoli del 98. Com'è possibile sta cosa? Perdonami.
2010, passando per prodotti interattivi realizzati per i mondi di Pokémon, Harry Potter, D&D, per poi arrivare a un MMO per bambini? Cosa cavolo sta succedendo? Nella sua pagina LinkedIn, Scott Matthews non menziona nessun nome del gioco. Ed è in quel preciso istante che ho iniziato a sentire un leggero pizzicorio alla base della nuca. Una sensazione che conosco molto bene, che spesso precede l'inizio di una lunga ricerca online. La stessa sensazione che ho provato mentre scrivevo il video sullo stratopico videogioco di Geronimo Stilton. E quindi mi lancio di testa nel rabbit hole e arrivo alla pagina di Fluid Entertainment su Crunchbase, una piattaforma che funge da database per investimenti e finanziamenti di ogni genere. Finalmente trovo un nome, Emerald Island, un MMO per bambini dai 6 ai 12 anni, simile al famoso Club Penguin, finanziato da una venture capital per la modica cifra di 3.2 milioni di dollari, che dopo un anno di sviluppo è stato cancellato, svanendo per sempre nell'oblio di internet. Emerald Island è ufficialmente un lost media. Beh, la cosa interessantissima col senno di poi è che si è fatto un contenuto sulla prima generazione Pokémon, dove il Pokémon numero 151 era un Pokémon segreto che non conosceva nessuno, eccetera eccetera, e Emerald Island è comunque collegatissimo alla lore di Pokémon e di Mew in particolare, perché Mew è catturabile in maniera canonica, in maniera legale, per la prima volta davvero a partire da Pokémon Smeraldo, grazie a un biglietto che ti porta su un'isola. Quindi alla fine tutto questo giro è quasi quasi romantico. E io ora devo assolutamente saperne di più, porca Bello, davvero un bellissimo video questo qua, cazzo, perché mi ha sbloccato tantissimi ricordi. Sono veramente contento di aver visto questo video e sono iscritto, quindi lascio un like perché ha fatto veramente un contenuto della Madonna. C'è solo un piccolo problema, cioè che adesso io devo andare su Vinted a cercare se vendono non solo questo CD, ma questo secondo me da qualche parte a casa ce l'ho, ma la scatola di Zapdos a 338 euro ho proposto d'acquisto, è aperto quindi non è sealed, eccolo qua, un CD-ROM, gioco di carte collezionabili Pokémon Gioca, contenente un programma per costruire mazzi e un album virtuale, eccolo qua, l'abbiamo trovato, è proprio qui, e c'era Tempesta, mazzo tematico, con Zapdos di Fossil.